Ciao Bettes.it, le ricette della signora Toku, diretto da Naomi Kawase, bravissima regista giapponese. Chi è Naomi? La potrete trovare in una foto bellissima su internet, a braccetto con un uomo con la barba e gli occhiali, di cui siamo tutti figli. All'anagrafe Spielberg Steven. Erano in giuria insieme Naomi e Steven a Cannes nel 2013, l'edizione sì, dove hanno vinto le due lesbicone Emma e Adele, della vita di Adele, il film che incomprensibilmente, ancora ci chiediamo come mai, la Francia non candidò all'Oscar, spianando la strada all'orribile La grande bellezza di Paolo Sorrentino per la vittoria finale. Come mai La vita di Adele non fu presentato dalla Francia per la corsa all'Oscar dopo quella trionfale edizione di Cannes dove Steven e Naomi Kawase, abbracciati insieme, diedero al filmone di Abdelatif Kechiche la giustissima Palma d'Oro? Come mai? Uno dei grandi misteri degli ultimi anni. Ok, torniamo a Naomi. È una regista giapponese, è una regista esperta, giovane, classe 69, ma ha fatto già tanti film. Questo suo ultimo film è splendido. Era all'ultima edizione del Festival di Cannes, Un certain regard, le ricette della signora Toku. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando ancora del cibo, il cibo che al centro di un film, come il sapore del successo, e quindi ancora chi cucina come un demiurgo, no? Un demiurgo della contemporaneità, un dio della contemporaneità. Ma mentre Il sapore del successo è un film molto occidentale, molto nevrotico, molto sexy, molto conflittuale, come siamo noi occidentali, come possiamo essere noi occidentali, questo è un film che ci racconta del sapore di quello che è successo nelle nostre vite. È un film più zen, è un film più orientale, è un film bellissimo. Siamo in Giappone, siamo nel negozio di dolci dorayaki di un omino che sembra lavorare senza alcun tipo di grinta e di entusiasmo e di passione, e vediamo questa pastella cucinata sulla piastra, vediamo questa crema di fagioli che viene messa dentro questi dolci e vediamo l'uomo che è molto asociale, l'uomo che è molto antipatico. C'è una scena bellissima: regalerà dei dorayaki a delle ragazzine pur di non sentirle più chiacchierare, no, vivacemente. Grande idea di cinema. A un certo punto arriva sta vecchietta tutta piegata, tutta sembra Yoda di Guerre Stellari, scusate, sto molto dentro Guerre Stellari in questi ultimi giorni. Arriva sta vecchietta e gli dice: posso lavorare per lei? E lui fa: no, sei brutta. No, questo è Alberto Sordi, però nella sua testa si materializza Alberto Sordi che fa: brutta, buscia via, bruttaccia, perché lei è tutta piegata su se stessa, sembra Yoda. E lui fa: a signor, sempre il romanaccio dentro la sua testa, no. Lei però non demorde, la signora Toku torna e gli dice: io voglio lavorare per lei, assaggi la mia crema di fagioli, che in giapponese si dice An, scusate, e An è anche il titolo originale di questo bellissimo film. Lui assaggia la crema di fagioli della signora Toku e fa: madonna mia, ma è una figata sta crema di fagioli, anche gli angeli mangiano i fagioli, un film con Giuliano Gemma e Bud Spencer con il quale sono cresciuto, bellissimo. E anche gli angeli sanno cucinare la crema di fagioli, perché è un angelo la signora Toku. C'è un elemento molto, molto spirituale in lei, e questa signora e questo uomo scontroso e questa vecchina e l'uomo scontroso diventeranno amici, cominceranno a cucinare insieme. La Kawase è un genio, perché a un certo punto poi nella seconda parte del film inquadra le mani della signora Toku che diventeranno un problema, e non vi dico perché. Poi arriva anche un'adolescente timida, e quindi tre generazioni di giapponesi che cominciano attraverso il cibo a raccontare i loro traumi, a raccontare le loro vite. A un certo punto la signora Toku scompare, oh mio Dio, dove è finita? E c'è un'idea di cinema meravigliosa, c'è un viaggio per capire dove sta la signora Toku, dove è finita la signora Toku, e per capire anche da dove arriva la signora Toku, perché la Kawase è una regista così brava che sa il potere del cinema. Quindi noi abbiamo sempre visto questa signora Toku arrivare, no, verso il negozietto di dorayaki, ci sono quasi sempre gli stessi assi di ripresa delle inquadrature, ma a un certo punto giustamente l'uomo scontroso, che non ama i dolci però c'ha un negozio di dolci, c'è una motivazione sceneggiatura, l'uomo scontroso a un certo punto, come noi spettatori, deve capire da dove arriva, no, questo Yoda giapponese, questo Yoda donna. E arriverà questi ultimi 25 minuti di film meravigliosi, dove si entrerà in una nuova dimensione, perché il cinema ci deve sempre far entrare in nuove dimensioni attraverso la selezione dello spazio, che è, come questa orribile inquadratura, è la decisione del campo, no, visivo. La Kawase ci fa vedere tutto un altro campo visivo negli ultimi 25 minuti, meraviglioso, grande cinema.
È un grande cinema che ci fa capire perché Naomi Kawase può stare a braccetto con Steven Spielberg, perché puoi fare film sulle spie, puoi fare film sugli alieni, puoi fare film sugli extraterrestri e puoi fare film sulla signora Toku, è sempre la stessa storia, è sempre grande cinema. Ciao Bethesda!